Salve ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. In attesa della partita di stasera contro il Milan, una partita che io voglio vincere, una competizione che io voglio vincere, una partita che vorrei vedere un approccio ben diverso rispetto a quello là del campionato, spero meno offensivo e più tattico, perché Milan in campionato ci ha proprio affossato tatticamente. E comunque, in attesa della partita con Milan, è arrivata l'ufficialità che Marco Rog è andato a Siviglia in prestito secco e a Napoli 500.000 euro nelle sacche, ecco. Allora, Rog che tipo di giocatore è? Non l'ho capito ancora. È un trequartista? È una mezzala? È un incontrista? Io ogni volta che l'ho visto giocare l'ho visto molto indisciplinato, molto gracilino fisicamente, e in un campionato come la Serie A che il fisico conta e non poco, sia Serie A che Premier League, soprattutto Premier League, oserei dire, e lui ha qualità, le ha qualità, io sono sicuro che ha qualità. A 23-24 anni sicuramente in Spagna potrebbe trovare lo spazio che merita, sicuramente. Poi fisico gracilino, vabbè, poi la testa da caprone, ok, che lui va contro l'avversario, fa fall e ve l'ammonizione a partita, vabbè, comunque dettagli. E detto questo, per me è un'operazione da no sense, un'operazione da no comment, un'operazione tanto per dire o con o senza Rog non cagna niente, perché con o senza Rog Ancelotti non lo guardava, ha visto poche volte il campo il croato. Una volta ha giocato bene, una volta su 11 presenze ha fatto, non mi ricordo, contro il Frosinone, quindi neanche contro la Juve, Inter, Milan, Barcellona, Frosinone, ok. Ma evidentemente Ancelotti, che è stato preso per valorizzare la rosa che Sarri non ha voluto o non ha potuto valorizzare, perché Ancelotti sta valorizzando un as, anche se mo lo sta vedendo un po' meno, non so perché, sta valorizzando Diawara, ok, e Rog non lo ha saputo valorizzare, forse non lo ritiene idoneo alla sua idea di gioco, forse perché il ragazzo non si è ambientato benissimo in Serie A, non lo so, può essere, può anche non essere, ma è una cessione che per me non è indolore, ma è uno sense, cioè, perché adesso ora tu hai solo 4 centrocampisti puri, perché tu hai Hamsik che fa una partita buona e 100 di merda, hai Allan che è ottimo, è l'unico giocatore ottimo insieme a Fabian Ruiz che viene utilizzato più come esterno, che poi abbiamo visto che centralmente gioca meglio, e poi Diawara che è un giovane che ha fatto due partite buone, ma non ti ha garantito ancora il 100%. Io Zielinski non lo conto perché per me è un trequartista, anche se contro il Milan l'abbiamo visto come mediano, e tu levi un vice Allan, perché alla fine della fiera Rog era un vice Allan. Ora dobbiamo pregare che nessuno si faccia male o nessuno si ottenga la doppia ammonizione, la squalifica, insomma. Già ora contro la Sampdoria mancherà Fabian Ruiz e avrai solo 3 centrocampisti, e chi metti? Allan, Hamsik, forza. Ma alla fine della fiera ti serviva un altro centrocampista forte. Se ti levi Rog, io mi aspetto una, perché teoricamente fuori uno dentro uno. Mo non lo so, cioè io ritengo, torno a ribadire, un'operazione no sense. Io avevo trascritto su Facebook che poteva esserci un prestito con obbligo e io ho detto wow, magari, perché al raggiungimento di 15 presenze 20 milioni te li portavi a casa, ma sto prestito secco, tu devi sperare che il Rog si faccia valere in Spagna, così tu o te lo tieni caro e hai un centrocampista in più, sperando che faccia bene a Siviglia e si confermi a Napoli, oppure te lo vendi
sperando sempre che si faccia bene, che se fa bene lo puoi vendere a 20-25 milioni, ma se fa male o lo vendi a 15, massimo 10-15, oppure lo mandi sempre in prestito. Se fa fine Dumitru, l'ha da fa fine Dumitru, oppure come Radosevic, che ci abbiamo ancora in prestito. Questo è il rischio di prendere giovani, perché non sai mai chi hai, chi prendi. Cioè io non lo so, per carità, io non sto offendendo Rog, non sto dicendo che è scarso, perché io ripeto, ha qualità, ma è un giocatore ancora inespresso, che secondo me Ancelotti non lo vede ancora, non lo ha visto ancora in grado di interpretare il suo modo di giocare. Per me si parla di Fornals, ma per giugno. Ho letto un commento di Gaetano, può entrare Gaetano, ma Gaetano è un trequartista barra seconda punta, non è un mediano, non è un incontrista, è un giocatore offensivo, nettamente diverso da Rog. Al massimo può sostituire Hamsik, al massimo, perché Hamsik è offensivo, al massimo. Ma ora hai un centrocampista in meno, chi sia problema. Comunque, in bocca al lupo a Marco Rob, sperando che si faccia valere a Siviglia, perché io sono sicuro che se gli dai il giusto minutaggio, la giusta fiducia, può fare bene. Ovviamente devi andare piano con i contrasti, perché lui è un caprone, come ho detto prima, si lancia quando deve imparare quando fare fallo, quando intervenire, quando fare il fallo tattico e quando temporeggiare. Deve imparare nelle scelte, secondo me. Comunque fatemi sapere secondo voi che operazione è stata questa qua di Rog. Io torno a ribadire che per me è un'operazione da no sense completamente. E niente, un saluto a tutti, ci vediamo stasera. Forza Napoli sempre, e speriamo di fare una bella partita e magari di andare in semifinale di Coppa Italia. Ciao a tutti!